Ciao a tutti ragazzi e bentornati, ben ritrovati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi, video con raffica di mercato in ottica della sessione invernale di gennaio, che potrebbe fare anche da base per quella estiva. Ma non dilunghiamoci troppo. Prima di cominciare, vi ricordo di lasciare gentilmente un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale dove posto anche altre notizie relative a Milan, e vi ricordo il sito internet www.cmilaninside.com con notizie, interviste riguardanti prima squadra, squadra femminile, primavera, tutto ciò che riguarda il fantastico mondo rossonero. Allora, ragazzi, andremo per ruoli in maniera da essere più chiari possibile, però prima di partire voglio fare una premessa. Spesso si tende, quando ci sono le pause dovute agli impegni delle nazionali, tendono a uscire notizie riguardanti il mercato delle squadre, non parlo solo del Milan, ma questo accade in generale, in maniera molto più frequente e, per così dire, aumentata. Le notizie vanno comunque selezionate, vanno comunque studiate per vedere se c'è effettivamente un fondo di verità, e noi di Milan Inside facciamo esattamente questo per non raccontarvi fondamentalmente delle frottole, delle bugie. Quindi quando ci arriva una notizia la studiamo, la analizziamo e eventualmente chiaramente la divulghiamo. Quindi ciò che vi stiamo per dire è tutto verificato e reale. Che poi le trattative si possono chiudere o no, questo è un altro paio di maniche. Ma insomma, era una premessa che mi sentivo in dovere di fare. Allora, ragazzi, andremo per ruoli come detto prima. Partiamo dalla difesa. La difesa è il reparto più statico, nel senso non dovrebbe vedere grandi stravolgimenti, anzi credo proprio che rimarrà questo a gennaio, in attesa poi di chiarire, di decidere la situazione legata al rinnovo di Romagnoli. Chiaramente se ne parlerà a giugno, ma a gennaio dovrebbe rimanere questo, con anche l'idea del prestito di Balloturè che non si dovrebbe concretizzare e che dovrebbe rimanere, il quale Balloturè dovrebbe rimanere in rosa. Passiamo al centrocampo, inteso come linea mediana. Allora, qui chiaramente già ci sono dei discorsi un po' più ampi, legati soprattutto alla questione che sì. Allora, ricordiamo che poi a giugno tornerà Popega. Ricordiamo che arriverà Adli, il quale è visto più come un trequartista, questo è vero, ma il quale anche all'occasione può giocare in quella zona. Non volevo dire può giocare lì, perché se no facevo la rima con Adli, non sarebbe stata male. Detto questo, i nomi più in voga in quella parte di campo sono fondamentalmente due, e sono Camara del Marsiglia e, un colpo grosso, Renato Sanchez del Lille. Il Milan con Kessié vuole fare esattamente ciò che ha fatto con Donnarumma, quindi non trovarsi impreparati e chiudere il discorso già prima, anzitempo, per non trovarsi giusto appunto con l'acqua alla gola. Poi chiaro che è molto più facile arrivare a Camara, perché anche lui si svincola a zero a giugno. Il Milan forse potrebbe provare ad anticipare con un piccolo indennizzo al Marsiglia, ma pare che si vada poi alla sottoscrizione del contratto da svincolato del ragazzo. Per quanto riguarda Renato Sanchez, difficile prenderlo a gennaio, anche perché il costo del cartellino di Renato Sanchez è alto, parliamo di circa 35 milioni.
Però i legami tra Milan e Lille sono storicamente buoni, vedasi Operazione Leao e Operazione Maignan, e l'intenzione eventualmente sarebbe quella di mettere le basi, di avere una sorta di diritto di prelazione poi per giugno, già a gennaio, e sbaragliare in un certo senso la concorrenza, con Renato Sanchez che pare abbia già rifiutato l'Arsenal, che non vuole tornare in Inghilterra e il quale gradirebbe un trasferimento a Milano, anche perché il Lille, diciamocelo chiaramente, aveva investito tanto per vincere un qualcosa e ci è riuscito con il campionato della Ligue 1, però poi di fatto è cominciato a smantellare perdendo Maignan, perdendo l'allenatore. Gente che è invecchiata tipo Burak Yılmaz, resta qualcuno tipo Renato Sanchez, Jonathan David, Koné, Bamba, però tutta gente in ottica cessione. Questo per quanto riguarda la zona media. Per quanto riguarda la zona della tre quarti, tanto se non tutto dipende da Messias, nel senso che a sinistra stiamo a posto, ci sono Rebic e Leao e va bene. Dall'inizio dell'anno ci portiamo dietro il cruccio della riserva di Diaz, mentre a destra, ok, c'è Salemakers, ok, c'è Florenzi, ma manca un calciatore dalle caratteristiche più offensive, diverso. E quello doveva essere Messias, che poteva fare all'occasione, e l'ala è il trequartista centrale. Ora, la questione qual è? Che finora Messias, tra infortuni, soprattutto infortuni, e un ritardo di condizione, non ha praticamente mai giocato. Quindi la questione è questa: se Messias, ora che è rientrato dall'infortunio, darà le garanzie necessarie in termini fisici e in termini tecnici, allora il Milan potrebbe decidere di rimandare il discorso ala tre quarti a giugno. Se ciò non dovesse purtroppo accadere, allora ecco che il nome più in voga, più gettonato, è quello di Favre, classe 98 del Brest, che potrebbe essere un buon nome da inserire nell'arsenale offensivo, del quale abbiamo già parlato in un editoriale e sul quale poi faremo un video di approfondimento per parlare di caratteristiche e di numeri. È sicuramente il nome più gettonato, anche alla luce delle sue dichiarazioni, delle sue interviste, dove ha già parlato ampiamente bene del Milan, di Maldini e del suo sogno di vestire rosso-nero. Scusatemi. Passiamo all'attacco. All'attacco anche qui, tanto dipende da un giocatore che è Pellegrini, una situazione molto simile a quella di Messias, un giocatore che finora ha giocato sì un po' di più, ma che ha avuto fondamentalmente gli stessi problemi dovuti agli infortuni, e anche qui la situazione è praticamente identica, perché se Pellegrini dovesse perlomeno fino a fine anno dare delle garanzie, ad oggi Milan poi non lo riscatta a giugno, diciamoci la verità. Quindi, se dovesse dare le garanzie e riprendersi un attimino, allora il Milan continuerà così fino a giugno e poi a giugno valuterà da farsi, perché con Pellegrino riscattato e Ibra che potrebbe ritirarsi, ci sarebbero poi due attaccanti da prendere. Ma parliamo dei nomi che potrebbero interessare. Sono 2/3. Allora, a giugno poi ci sarà Belotti in scadenza, che potrebbe rappresentare un'opportunità e che conosciamo benissimo come caratteristico, come tipologia di giocatore. L'altro che forse stuzzica di più, data la giovane età, data la nazionalità argentina, che spesso insieme a quella brasiliana stuzzicano l'intelletto e la curiosità dei tifosi, è quella di Julian Alvarez, classe 2000 del River Plate, che è anche la dote della duttilità, perché è vero che gioca punta centrale, ma può disimpegnarsi anche sulla tre quarti a destra.
è che terminerà la sua stagione con River Plate proprio a dicembre-gennaio, e in quel momento si ritroverà un anno dalla scadenza del contratto con la squadra argentina. Quindi Milan potrebbe inserirsi, ed è anche vero che, dato le ottime prestazioni che sta fornendo Alvarez, sta richiamando su di lui parecchie attenzioni di altre squadre come la Juve, l'Atletico, la Fiorentina. Il Milan non partecipa ad aste, questo lo sappiamo. Quindi, se magari ha già in un certo senso chiuso l'accordo, potremmo vedere Alvarez al Milan. Se dovesse scatenarsi un effetto asta, sappiamo benissimo che il Milan ad aste non partecipa. L'altro nome, molto più piccolo, 2004, sarebbe prima da inserire nella primavera e poi in prima squadra, è quello di Mohamed Ali Cho, attaccante giusto appunto 2004 dell'Angers, Milan molto, sempre molto attento al campionato francese, del quale vi parlerò in un video per farvelo conoscere meglio e magari in un editoriale. Questo è quanto ragazzi, io vi ringrazio, vi ricordo di lasciare un like al video, iscrizione, campanellina, tutti i link dei profili social qui sotto. Vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi impegni di Milan Insider, rimanete online e seguiteci. Ciao ragazzi, sempre Forza Milan.